Buonasera ragazze, faccetta del giorno, faccetta del tramonto più che altro. Cos'è successo? Ho iniziato a truccarmi quando c'era ancora il sole, nel frattempo il sole è sceso, quindi è arrivato il buio e non so quanto renda questo trucco. Quello sugli occhi secondo me si vede, il resto è andato un po' perso, però vabbè, io mi sa che lo pubblico lo stesso questo video, mal che vada rifaremo poi questo trucco in un'altra occasione. Ho voluto inaugurare dopo solo 2 mesi dall'acquisto principalmente 2 prodotti di Wycon. Il primo è il Wycon Cosmetic Soft Mousse Eyeshadow, il colore che ho io è il 14 ed è un oro, lo vedrete in azione, all'azione, alla fine del video vi dirò che cosa ne penso, diciamo, di questo prodotto. L'altro sempre ombretto che vedrete all'azione, questa era la sua scatolina, è il Liquid Pearl ombretto bifasico, è praticamente questo ombretto messo in questa confezioncina che è pigmento e liquido, acqua, non lo so che cos'è. Voi prima di utilizzarlo lo dovete shakerare bene bene, se lo lasciate lì per un po' da solo infatti vedrete che pigmento e liquido si separano. Una volta invece shakerati dà vita, diciamo, genera questo ombretto liquido molto ambulanza, molto scrivente, molto bello come effetto, un po' difficile da stendere ma ve lo dirò alla fine del video. Ci saranno un sacco di altre cose ovviamente che utilizzo, tra cui la palette NARS, l'ombretto è MAC, il fondo è Chanel, niente, mi spiace proprio solo un po' per la luce che è andata sparendo durante la realizzazione del make up, però secondo me si vede comunque e si capisce quale prodotto mi è piaciuto, quale no, ed entrambi come funzionano, diciamo, sempre facendo riferimento principalmente ai 2 prodottini di Wycon. Vi lascio la realizzazione della faccetta, è un po' buietta. Noi ci vediamo al prossimo video. Inizio con un po' di Undress Your Skin Flawless Skin Primer. In realtà avevo in mente un altro, che è un primer di Herborian, che era luminosino, però poi alla fine pucciando nella scatola ho tirato fuori questo e quindi mi andrò a mettere questo, ma giusto per non che abbia bisogno di far tenere questo trucco chissà quanto, però già che li ho sti trucchi ogni tanto utilizziamoli, no? Steso il primer passo al correttore, che dopo un mese di non cambio dal Wycon aranciato e dal Maybelline che sto cercando di finire, passo a un altro Maybelline, il Cancella Età, un altro di quei correttori che io adoro da almeno un paio d'anni e che continuo a trovare validissimi. Questo in una tonalità lievemente più chiara rispetto all'originale che io utilizzavo, copre meno ma illumina di più. Lo stendo con le dita anche intorno al naso per coprire i rossori. Per chi non conoscesse ancora questo correttore, si presenta così. Fondotinta, oggi andiamo chic, Perfection Lumière de Chanel, il mio colore è il 50 beige, anche lui lo stendo con le dita perché non ho preso il pennello da fondo. Questo è sufficiente perché è un fondotinta abbastanza coprente, quindi me ne serve poco, lo stendo qui nei punti clou, diciamo, e poi stendo con le ditine. Stamattina sono andata in palestra struccatissima, mi ero solo passata la matita sulle sopracciglia per decenza, ovviamente un po' è andato via. Vado a farci un ritocchino con la Brow Divine di Nabla colore Mercury e poi dopo passo la cipria per opacizzare questa che utilizzo oggi, la Smashbox. Si chiama Photo Filter Powder Foundation Fond de teint poudre numero 2. Il resto del viso lo facciamo dopo, ora passiamo senza indugio al primo ombretto Wycon. Questo si chiama Soft Eyeshadow Ombretto in crema a lunga tenuta del numero 14. Lo vado a stendere con il mio bel dituzzo su tutta la palpebra. È molto in mousse, è proprio in mousse questo ombretto, in mousse. Non so se gli altri colori fossero più performanti di questo, ma questo mi sembra un po' nullo come effetto, onestamente. Cioè, l'oro si perde tantissimo sopra la palpebra, non è che mi convinca più di tanto. Passiamo al secondo ombretto, che è questo Liquid Pearl ombretto bifasico. Il colore che ho io è il bronzo, lo 08. Questo ombretto praticamente è pigmento e acqua, vanno shakerati prima di essere utilizzati e poi applicati sull'occhio. Adesso provo a farci qualcosa e poi vi dico che cosa ne ho fatto.
Allora, ovviamente non finisce qui, però ne ho preso un pochettino, ho messo sulla mano, l'ho suonata poi a pucciare con il pennello e l'ho poi tamponato la parte più esterna dell'occhio. Allora, il colore ha una resa pazzesca, certo fa un effetto macchione incredibile. Adesso cerco un marrone e lo vado a sfumare. Visto che ce l'ho a portata di mano, utilizzo il marrone da contouring della paletta di NARS, che poi tanto andrò a utilizzare dopo per mettere colori al viso, e con questo colore provo a sfumare la parte esterna dell'ombretto. Molto meglio, mi sembra. Avrei un altro ombretto oro da andare ad applicare qua sopra per intensificarne un po' l'effetto, però visto che volevo un po' far vedere l'effetto di questi due ombretti Wycon, lo lascio così, anche se non mi soddisfa. Prendo poi la matita. Sempre Wycon, questa nera, questa perlomeno so che è un prodotto che non mi tradirà. Vado a tracciare una linea sottile sopra e anche all'interno dell'occhio. Se sopra non mi soddisfa il risultato, la vado a sfumare un pochettino con un pennellino. Mascara Base Essence e Kiko Mascara Effetto Volume e Curvature Pump It Up della collezione Campus Idol. Ne parleremo, eh. Prima di mettere il mascara sulle ciglia inferiori, ho messo un po' del bronzino dell'ombretto liquido anche sotto qui praticamente. E vedendomi qui nello specchietto della fotocamera, vedo che devo andare a sfumare ancora. Spostiamoci dagli occhi al resto del viso. Ho sempre qui la palettona NARS che sto provando, questa è la seconda volta che la uso, e faccio esattamente quello che ho fatto la scorsa volta, ovvero terra, laguna, non a contouring ma a terra proprio, quindi quella che metto un po' su tutto il viso per darmi un po' di colore. Il pennellone è quello Kiko, sempre Campus Idol. Per quanto riguarda invece il blush, ne proviamo uno nuovo, vado a provare questo. Quello tutto a destra, il più scuro, diciamo, della palette. Bello anche questo. Messo un pochino di illuminante sotto l'arcata sopraccigliare, non qui sugli zigomi perché questo blush è bello luminoso. Sulle labbra ho Meher di MAC. Devo andare a riprendere Cosmo che ho perso quest'estate perché ne sento la mancanza, proprio quel rossetto che ci starebbe con questi trucchi qui. Il trucco è finito, mi spiace perché nel frattempo è arrivato il buio e quindi c'è andata via la luce fuori, sono nemmeno le 5 ed è buio e quindi forse ci siamo un po' persi con la luce, diciamo. Però nel frattempo, mentre facevo il trucco occhi, penso che voi abbiate visto bene o male com'era l'effetto degli ombretti prima che appunto arrivasse il buio. Porca miseria. Comunque vi dico in breve che cosa penso di questi due prodotti. Questo a mio avviso è assolutamente un risparmio che potete fare, nel senso non vale la pena, perlomeno non questo colore, cioè io mi immaginavo un oro molto più oro, messo una volta messo sulle palpebre perde tutto il suo colore. Questo è un prodotto interessante, cioè si vede anche qui dalla mano quanto in realtà questo ombretto liquido sia lunghissima tenuta, perché se io strofino forte qui sopra non viene via ed è sicuramente molto molto più evidente messo sugli occhi, e però di stesura abbastanza difficile perché il rischio patacone è dietro l'angolo, cioè una volta steso lo dovete sfumare in frettissima, altrimenti si fissa, non si sfuma più, e come lo mettete, lo mettete. Gli altri prodotti non sono nuovi, né il rossetto di MAC né la matita Wycon che abbiamo già recensito. La palette di NARS la sto testando per l'appunto in questi giorni, ci farò un pensierino e magari una recensione se vi interessa, o comunque voglio provare a utilizzare le due polveri da contouring che non ho ancora fatto, quindi ancora non vi dico niente. Comunque, per quanto riguarda i due prodotti occhi, la mia opinione è questa, ovvero scusate se guardo di là, ma che essendoci poca luce perde molto più spesso il fuoco, quindi devo sempre controllare di essere a fuoco. I due prodotti, i due ombretti. Questo, se siete curiose del concept di questo ombretto liquido con pigmento bifasico da mischiare, ok, se no anche questo. Non lo so, non mi sembrano. Uno non mi sembra per niente performante, l'altro questo non mi sembra tanto facile da utilizzare, quindi non lo so, vedete voi, se li trovate in super saldo, ok, ma magari dell'ombretto in mousse qualche altro colore, l'ombretto liquido invece se lo trovate in saldo da Wycon e siete curiose, quello perché no. Noi ci vediamo al prossimo video, fatemi sapere come al solito se questa faccetta vi è piaciuta. Ciao, scusate ancora se sono così, ma sfuoco.